Legends never die, they become a part of you. Bellissimo evento con la presentazione del premio Donna dei Due Mari, presentato dalla Lady Miss 2020 Francesca Spaziani, questa sera accompagnata dal nostro modello allievo Elegance Giovanni Caforio. Una sigla che è stata impreziosita da Floriana Brunelli con la nostra grandissima Alessia della New Ballet, che quest'oggi ha naturalmente fa le veci di padrone di casa in questo che è un grande, grandissimo ritorno, perché manchiamo da questo scenario suggestivo dal 2012, quando dicemmo ciao a Leporano, Leporano come Castello Muscettola, e oggi, 9 anni dopo, siamo di nuovo qui. E allora, con il premio realizzato da Aldo Stagno della Legatoria Alpa per il 14° anno consecutivo, io voglio il vostro applauso per questa serata che inizia. Grazie Francesca, che indossa un meraviglioso abito di Gabriella Pulpito abbigliamento donna, e grazie al nostro bravissimo Giovanni. Ci rivediamo tra pochissimo. E allora, questa sera siamo qui a Leporano, siamo qui in modo molto particolare perché ci siamo lasciati nel 2018 nella piazza Maria Immacolata con una finalissima, con Donna dei Due Mari, che è stato bellissimo. Lì non era un mondo però diverso, perché in pochi anni, in 2 anni, è cambiato tutto. È cambiato il mondo, è cambiato il modo di vivere la vita, siamo cambiati anche noi. Abbiamo compreso tante cose, nel bene e nel male. E questo, tra virgolette, dobbiamo accettare, davvero. E allora iniziamo questo evento che... grazie, che è alla 14ª edizione. Dal 2008 Donna dei Due Mari rappresenta un must, un doveroso must dell'estate ionica e brindisina. E questa sera avete visto come nell'Edwall, che qui alle nostre spalle, gireranno naturalmente tutti i partner che hanno permesso di sviluppare questo appuntamento. Un appuntamento che però da 3 edizioni mi coglie con grande orgoglio di avere al mio fianco una grande professionista. E allora accogliamola, presentiamola a voi, perché viene direttamente dalla Sicilia. Pensate, una nota giornalista televisiva, e voglio che accanto a me ci sia lei ancora per il 3° anno consecutivo. Accogliamola con grande applauso, la grandissima e bellissima Patrizia Tirendi. Buonasera, buonasera gentilissimo pubblico, gentilissime signore, signori, Francesco, grazie per questo bellissimo invito, grazie a Floriana Brunelli che mi ha voluto accanto a te, ad affiancarti, a coadiuvarti oltre che te, e chiaramente il comune di Leporano. Sono felicissima di essere qui con voi e orgogliosa di presentare questa location suggestiva, pensate a questo castello Muscettola, che da fortificazione difensiva divenne residenza nobiliare, emblema del potere medievale e adesso un polo d'eccellenza culturale. Quindi grazie per questa bellissima scenografia naturale. Leporano, un comune che mi ha veramente sorpresa dal forte appeal turistico per la sua storia, per il suo mare, per la sua gente e per la sua cultura. Leporano, terra di storia, terra di mare, terra di eventi. Avete visto un video redazionale realizzato, pensate, nel lontano 2009, che però è sempre attuale e che rimanda alla speranza di rivedere un giorno, spero molto, molto presto, Leporano ai vecchi fasti degli anni scorsi. Questo perché ultimamente, chiaramente, causa Covid, non è stato possibile chiaramente raggiungere ancora quel grande apice che però si raggiunge stasera,
perché in questo caso è col patrocinio del comune di Leporano che viene a effettuarsi questa 14ª edizione di questo grande avvenimento, che ringrazia in questo caso della direzione artistica, chiaramente la direzione SD della City di Ballet, viene a ringraziare tutti i partner che verranno a essere sia in passerella sia di supporto commerciale. E allora, presentiamo il regolamento, perché questa sera non è soltanto premio eccellenza Leonica o premio eccellenza donna, ma sarà anche, e tutti quanti aspettano, la nascita di un piccolo mito, perché c'è sempre una serata durante l'estate in cui cambia alla prima sfilata, al primo quadro moda. Vi prego di accendere i telefoni cellulari, perché dovete fare il video, dovete riprendere questi momenti moda, perché non sono semplici sfilate, sono dei momenti in cui tutto diventa sogno e spettacolo, dove tutto è studiato nei minimi particolari, le coreografie, ma soprattutto anche le canzoni. Vivrete degli stili musicali, come quello che sto per presentarvi, che si abbineranno a ciascun partner, perché questo significa Lady Miss, questo significa Donna delle Due Mani. E iniziamo! Prima uscita moda firmata Le Fabrique Vanitelle al Mondo, con un riferimento di uno stile musicale contemporaneo grunge estate e con le conciature di alcuni parrucchieri. Presentiamo questo marchio. Le Fabrique è una piccola boutique collocata nella cornice della città dei due mari, Taranto. E qui che ha la sua espressione concreta il concetto di boutique artigianale, dove la maggior parte dei prodotti, borse, scarpe, cappotti, cappelli, collane, bracciali, sciarpe, costumi, telimare, cuscini, lampade, lanterne, portacandele, panchine, sedie, vengono ideati dalla creatività di menti in fermento e realizzati da abili mani artigiane. Solo tessuti italiani, solo creatività, frutto di passione per la distinzione, per un quadro moda che rappresenta il suo saluto fashion all'estate. E allora, Donna delle Due Mani inizia con La Fabrique Vanità dal Mondo. Per voi! Guarda come cresti, dove compri quei maglioni, ti hanno visto i tuoi genitori, ti hanno mai fermato i voli. Quegli anelli sono da donna, tua madre piange alla Madonna. La gente parla, 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 nonna diceva, non ascoltarla. E l'eccitazione della situazione, e l'eccitazione della prima azione, e la sensazione della tentazione della... E dal tramonto fino all'alba ti sento. Sera prima, mamma c'è in cucina, e dove la mia anima latina, ma nella testa ancora quella danza, un atto di dolore dopo passa, e l'eccitazione della situazione, e l'eccitazione della prima azione, e la sensazione della tentazione della... Ti sento
ti perdi davvero. Tornare a casa da mamma, solo se la vita chiede. Senza parlare lo saccia, al mare negli occhi si vede. Non ti ricordi chi sei? Quando riparti da te. E voglio un grande, grandissimo applauso per La Fabrique, vanità dal mondo. Sara Montorsi, qui con me perché vogliamo onorarti per questi bellissimi capi che hanno vestito queste prime fanciulle. Sono le prime coppie, 10 ragazze che si contendono il pass per arrivare poi alle 4 e poi alle 14 e poi alle 10. Sara Montorsi qui accanto a me perché mi sembra doveroso avere un quadro finale. Lei si fa sempre attendere, devi sapere, non è così, la conosciamo. Tende a curare ogni piccolo particolare. Per adesso noi le facciamo una sorpresa, perché se non arriva tra 5, 4, 3, 2 secondi si perde la passerella con la nostra Lady Miss. È arrivata, eccola qui, Sara Montorsi, vieni. Passerella con la nostra Francesca Spaziani, vai! Fotografia di Alessandro Rini, un applauso! Allora Giovanni entra accanto a noi per naturalmente offrirti un omaggio dalla nostra organizzazione. Allora, Sara, come è stata l'idea di realizzare questo quadro su queste finaliste di Lady Miss 2021? Innanzitutto ringrazio Francesco e la New Ballet per questa possibilità, perché è un evento unico della Puglia, curato in ogni dettaglio, sembra proprio uno spettacolo, è uno spettacolo di alto livello. Fatta questa premessa, ci tengo a dire che tutte le ragazze sono state curate individualmente. Potete notare anche alcuni capi che sono stati interamente realizzati a mano, tra borse e un outfit in particolare, perché noi ci teniamo non solo al fashion, all'eleganza e al portamento, ma a valorizzare il nostro Made in Italy. Grazie a tutti. Le congediamo con un grande applauso. Assolutamente. E tra poco, cara Patrizia, dobbiamo dirlo al nostro pubblico. Lo so che alcuni stanno dicendo, no, ma io non le conosco tutte. Le vedrete anche in video, perché la cerimonia conclusiva, Patrizia viene dalla Sicilia e dice, ma quest'anno il video emozionante, cioè c'è il momento finale della programmazione, perdonatemi, è superiore anche a qualcosa che fanno, lo facevano un tempo sulla Rai Miss Italia. Miss Italia sta un po' in decadenza ultimamente, devo dirlo, peccato, ma sulla tappa in 3 mesi. Però in questo caso, attenzione, sarà emozionantissimo, forse ancora di più, perché ci sono delle sorprese, ma non le sveliamo. Passiamo al secondo quadro moda. Dobbiamo essere veloci questa sera, dobbiamo dare tanto, in un tempo molto, molto, molto ristretto, perché vogliamo farvi celebrare alla fine un momento di grande spettacolo e anche di armonia con le famiglie, con le fasciate e non solo. Seconda città moda, quella di Cambio Vita Abbigliamento, un marchio che pensate è online dal punto di vista della vita da soli 6 mesi e che ha voluto tentare la scommessa di un tour, quello di Lady Miss, per cercare appunto un cambio vita in fashion e presentare tutte le sue collezioni. Uno stile anni 90, romantic, aggressive e lyrical pop, con le acconciature naturalmente curate da Alchimie Parrucchieri, perché basta un semplice tocco di fashion per cambiare vita. E questo l'augurio per tutti voi. Cambio vita, veste le altre finaliste di Lady Miss 2021. Accogliamole insieme.
applauso anche per lei. Valentina, buon aiuto, cambio, vita, abbigliamento. Bravissime tutte le aspiranti al titolo di Lady Miss 2021. Però anche per lei ci deve essere la passerella. Valentina, buon aiuto qui sul palco, perché lei è spumeggiante, inebriante e merita la passerella con la nostra Francesca Spaziani, fotografia ufficiale. Per te un omaggio della nostra organizzazione, vieni accanto a me. Voglio un tuo saluto a questo pubblico meraviglioso, ma soprattutto in due parole la filosofia. Questa sera non ho molte parole perché sono un po' emozionata. Niente, cambio vita è per me un sogno e spero di averlo trasmesso anche a voi con queste piccole uscite. Grazie. Volevo ricordare che stiamo selezionando le 24 super finaliste. Assolutamente, perché noi sappiamo già i risultati, ma vogliamo che naturalmente li scopriate voi pian piano. Ora usciranno tutte le 34, poi 10 ragazze, poi ne parleremo più tardi, ci lasceranno per il momento. E allora, terza uscita moda di questa serata. È un battesimo del fuoco, perché volevamo averle da... Devo sapere, dobbiamo dirlo, da un mese, perché le abbiamo viste in un'altra situazione e quando il FAS vede un marchio che si distingue, vuole per forza averlo. E loro hanno accettato la sfida. Parliamo di Audrey Lab. Audrey Lab è tendenza, stile, ricercatezza del particolare. Questa sera questo importante store di abbigliamento sito a Talzano ci presenta un quadro fashion dove domina il colore, ma soprattutto la grande forza e passione per la moda della sua titolare, Erika Recchia. Erika Recchia con tutto il suo team questa sera viene a esplicare un total look che è ricercatezza dello stile unico di Audrey Lab, che ricordiamo la sede a Talzano in corso Vittorio Emanuele 244. E allora, sullo stile musicale New Effect 021, nel senso che ci sarà un brano che riecheggerà per tutto il vostro settembre 2021, con le conciature di Alchimia Parrucchieri, e ricordo, mi devono perdonare, con le nails, con le unghie naturalmente firmate dal centro estetico Vanity 2 delle sorelle Marzio per quanto riguarda l'uscita della nostra Lady Miss 2020. Vi presento l'ultimo filotto, in questo caso parliamo di 10 ragazze che attende soltanto una possibilità, attende solo un risultato. Saranno anche loro tra le 24? Lo scopriremo insieme. Per voi, Audrey Lab! Thank you.
this. I found the body, nobody looking for yours. It's all the things you wanna try. I have the danger, it's the devil in the stars. You risk it all to feel alive. You're not believing yourself to be the top of us. You said you did this all the time. Don't be the one who I'm bringing for the night. It's like a dream when she feels with me. She looks at me on the edge, and the world I see is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath. I am thinking what's forever, but now I'm never. Take my breath. Want me to hold on to your time. You got me close, I feel the heat between the lines. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who feels the rest. Ooh, it's like a dream. When she feels with me, she looks at me on the edge. And then the sea is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath. I am thinking that's forever. You know I'm never. Take my breath. E questa sera, sul palco di Donna dei Due Mari, c'è stata anche lei. Audrey Rapp, un applauso! Tutte le aspiranti al titolo che mancavano, queste bellissime ragazze, queste fanciulle di questa sera, capitanate dalla guida della nostra grandissima Francesca Spaziani, vogliono immortalare un sogno. E il sogno è stato anche firmato da Audrey Rapp, Erika, qui sul palco con noi. Passerella con Lady Miss 2020. Un applauso. 12 ragazze vestite da Audrey Rapp di Erika Vecchia, un marchio fashion di tendenza giovane che abbiamo qui anche omaggiato con questo brano che assolutamente sarà assolutamente ancora a settembre nelle nostre orecchie dopo questa serata, ma soprattutto nelle tendenze di tutti quanti i social e dei riferimenti Spotify. Per te anche un nostro omaggio e per te anche un caloroso e affettuoso, ti chiedo, saluto al nostro pubblico. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto di averci fatto partecipare a questo evento, organizzato nel minimo dettaglio, quindi grazie mille, spero vi siano piaciuti i nostri outfit, ci trovate a Balzano in Corso Vittorio Emanuele. Le congediamo sempre col vostro affettuosissimo applauso. Assolutamente, sono state bravissime. Pensate che alcune di loro hanno solo due passerelle sotto i tacchi. Questa è una cosa meravigliosa perché hanno seguito tutte le indicazioni che alla nostra scuola di portamento Elegance, che ha sede in via Solcinelli 5, in questo caso gli ha dato dei piccoli rudimenti in poche lezioni per cercare di trasformare il loro entusiasmo in vera e propria virtù passerella. E allora è arrivato il momento di procedere con il primo dei premi Donna dei Due Mari di questa sera. Allora iniziamo, se la nostra programma mi dà l'ok, col primo dei premi Donna dei Due Mari, un premio che iniziamo direttamente con il primo dei riferimenti che pensate a soli 16 anni. Vediamo da questa parte. Allora, vieni qui Patrizia, perché Donna dei Due Mari ha anche la caratteristica di avere il suo jingle. E allora il primo premio Donna dei Due Mari di questa sera, premio eccellenza donna, valore sportivo, viene a essere insignito alla signorina Michelle Ungaro, di soli 16 anni. All'età di 6 anni comincia i suoi passi nella pallavolo nel palazzetto di Leporano, da lì la sua ascesa giovanissima nella Serie C e poi nella Volley Pool Piave in Veneto,
fino al successo dell'ultima stagione in cui vince, pensate, il titolo regionale e il premio come miglior giocatrice del torneo. E allora accogliamo con un grande applauso il primo dei premi Donne e Due Palle di questa sera al valore sportivo alla signorina Michelle Ungaro. Vieni qui Patrizia, vieni qui. Eccola accanto a noi, altissima, attenzione, mi hai colpito. Allora, Michelle Ungaro, 16 anni, l'abbiamo assolutamente presentata, dall'età di 6 anni è un cammino che non si è mai fermato. E allora vogliamo, a livello naturalmente di perfezione stilistica del premio, leggere Patrizia la motivazione del premio stesso. Per aver dato lustro al suo territorio di appartenenza con la sua concretezza dei risultati sul campo e per rappresentare con la sua costanza e pervicacia sportiva il valore dell'esempio per le nuove generazioni. Un applauso se lo merita davvero la nostra Michelle Ungaro. Vogliamo dare la parola a lei per ringraziare o per dare un'idea anche lei di questa attestazione. Volevo ringraziare a tutti e voglio dedicare questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre supportato in tutti i miei sogni. Un pensiero molto puro, molto dolce. Allora, Giovanni, porgiamo il premio Donne e Due Palle, un passo avanti signorina Ungaro, perché vogliamo che la Airbnb Group venga a immortalare questo momento dal punto di vista fotografico. E lei, la prima donna dei due mari di questa stagione 2021, per il valore sportivo. Ancora un ultimo applauso a Michelle Ungaro di premiazione. Partiamo di una giovanissima, pensate, ragazza di appena 12 anni. E allora, conosciamola con il nostro jingle video. Premio Donna dei Due Mari, valore sportivo 2021, viene essere riconosciuto a lei, Martina Pulito, di appena 12 anni, giovanissima atleta, si avvicina alla vela all'età di 8 anni, al circolo Onda Buena, a SD di Pulsano, e ne diviene agonista nel 2019, dopo i vari campionati vinti partecipa al mondiale e si classifica, pensate, tra le 60 atlete più forti del mondo. All'ultimo 6GP a Taranto, terzo posto come prodiera in coppia con un suo compagno timoniere. Un applauso lo merita e accogliamola Martina Pulito. Dolcissima e bellissima. Allora, è anche molto, diciamo, estiva nei colori. Allora, anche per te la motivazione di questo premio valore sportivo 2021. Patrizia. Per aver dimostrato, nonostante la giovanissima età, il valore pulito e sano dello sport e che con impegno e sacrificio un talento può raggiungere sempre dei risultati. Un applauso lo merita, perché i risultati li abbiamo menzionati in pochissimo tempo, ricordiamolo, 12 anni. Allora, io però devo svelare un segreto di Martina. Attenzione, c'è un segreto, però prima voglio il suo saluto a questo pubblico e naturalmente si deve fare dei ringraziamenti. Grazie a tutti, ma soprattutto alla mia famiglia e a chi mi ha sempre sostenuto fino ad adesso. Donna dei Due Mari, alla nostra bellissima, bello, vieni qui, alla nostra Martina. Allora, un passo in avanti, perché devi fermarti qui, di avere una fotografia ufficiale. Brava, complimenti. Complimenti davvero, perché sono, vedi, l'estate donna, Donna dei Due Mari, e una donna, in questo caso una piccola donna di 12 anni, che ha già raggiunto tanti risultati. Allora Patrizia, dobbiamo continuare questa serata spaziando dalla moda ai premi, ma anche alla musica, o sbaglio? Assolutamente. Vogliamo in questo senso presentare la nostra componente artistica di riferimento. Parliamo della Accademia di Formazione Musicale Francisco Tarrega Music Academy di Talzano dei Fratelli Manco. Questa sera abbiamo l'onore di avere due tra i più importanti allievi di questa accademia e pensate, adesso veniamo ad avere un inedito che viene a essere presentato qui su questo palco. Da parte di chi? Si esibisce Sara La Neve, canta Borderline. I can see you all up your star, I let you are the same. Teach me to go by your side now. I can hear you. I like your pace, I like to hurt yourself. I tell you that everyone lies.
I only want thee by my side. I can control everything. It's definitely I'm satisfied. For in this coma, a stranger thing. For love it was I and I. You hear it and see it smile. Come on, girl, you can survive. We Buddhize parts alive. Oh, I know, but I can find anything in you. Take me back before the light goes out. I don't trust any words. I think I could trust you. But now I really realize that. Boy, think about it. You can explore inside. Boy, think about you today, so on the side. To harm myself, teach me to grow by your side now. But now I really realize that. Grazie. Un applauso a Sara Neve. A parte che sei bellissima, non te l'ho detto. Grazie. Allora, siamo arrivati a scoprire in passerella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ragazze. 8 fanciulle che sono le prime del gruppo di 3, quindi 8x3, 24, delle 24 finaliste che hanno in questo senso ha tagliato il traguardo di questo primo passaggio. Io ringrazio e sottolineo, ringrazio le 10 ragazze che non ce l'hanno fatta, ma, e questo è il bello di Lady Miss, anche loro potrebbero avere avuto un premio o una fascia o una menzione speciale e lo scopriranno al termine della serata. Ma soprattutto, e Patrizia concedimelo, il grande premio per loro non è vincere il remiss soltanto o arrivare a una fascia o una menzione speciale, ma essersi fatte notare. Perché pensate che la nostra remiss 2020, Francesca Spaziani, nel lontano 2016, tu pensa, 2016, era una ragazza qualsiasi, una ragazza piccolina, che in questo senso che non arrivò neanche alla serata finale e poi adesso splende assolutamente, da lontano di luce proprio. E allora, presentiamo Manta Caru. Ricordiamo che ancora le prime 8 delle 24 sfideranno in passerella con naturalmente uno stile musicale diverso, ricordando che Manta Caru creare un'esperienza multisensoriale d'acquisto, profumi e colori per sentirsi al centro delle proprie scelte. Con Manta Caru nasce un nuovo stile di vendita dove la bellezza è al centro delle nostre emozioni. Manta Caru is a new shopping experience situato nel centro di Pulsano in via Roma 61. Questa sera questo importante concept store ci presenta un assaggio della collezione autunnale che prevede un look per tutti i giorni che dona stile e comodità. Femminilità e carattere sono le parole chiave per questo brand che ama vestire una donna dinamica e glamour,
dando risalto ai dettagli capaci di rendere un capo davvero unico. E allora, Manda Caru, con uno stile musicale che omaggia e fa un tributo a un grande artista da poco scomparso e protagonista questa sera col suo stile unico a Donna dei tuoi mari. Per voi! So you
Un applauso va a Amanda Carew e un applauso va al grandissimo George Michael. Vieni qui Patrizia, perché anche a lei su questa, vedi, su questa atmosfera meravigliosa che ha contraddistinto tante pagine della mia vita personale e penso anche della vostra, accogliamola, la nostra Gabriella Valvaglione, titolare di Amanda Carew, passerella con la testimonial di questa serata, firmata Amanda Carew, Harvid. Immortaliamo questa bellissima fotografia di un quadro moda che ha presentato le nostre prime 8 fanciulle con anche una giunta. Allora vieni qui Gabriella, Giovanni, allora anche per te naturalmente c'è un omaggio della nostra organizzazione, ma voglio anche ricordare quelle che sono le tendenze di Amanda Carew, che ricordiamolo a sede a Pulsano in via Roma 61, ed è un mondo, un concept, o sbaglio? È verissimo. Innanzitutto vi volevo ringraziare per questa opportunità e spero che gli abiti che vi abbiamo proposto in queste serate, perché comunque non è stata l'unica serata, vi siano piaciuti. Ci trovate comunque a Pulsano in via Roma 61, che è comunque nel centro del paese. Un premio in questo caso con questo omaggio, con la speranza e l'augurio che Amanda Carew anche d'inverno sia sempre il nostro partner per darci quel tocco in più di stile e di eleganza. Grazie ancora, grazie a Gabriella Valvaglione, grazie a Caterina, grazie a Francesca e grazie, facciamo un applauso a loro perché loro sono le prime 8 delle 24, quindi sono passate e procedono per questo piccolo sogno. Grazie ancora a voi, bravissimi, bravissime devo dire. Patrizia, davvero brave le nostre ragazze, davvero molto brave. Brave e molto belle. Molto belle, molto belle. E brave e belle, si passa dalla moda alla danza. Danza, l'arte coreutica. Assolutamente. Danza che vede gli onori di casa da parte della New Ballet, o sbaglio? New Ballet, sì. Vai. Allora, la Small Mosh Crew è una coreografia hip hop con una piccola rappresentanza con la coreografia di Noemi Sarcinella. Danzeranno per voi Alessia Brunelli, Margherita Balestra, Lucia Semeraro, Chiara Iello, Andrea Spina e Giosuè Marino. Quindi accogliamo insieme questo corpo di ballo. Una piccola rappresentanza hip hop della New Ballet! Hit me!
Tutti quanti qua, come si dice in gergo posturale, a piatto. E allora vogliamo un saluto da parte, si vede, vieni qua, da parte di Chiara Aiello, Alessia, Josué Marino. Infatti hanno detto Marino, ma non lo so, non sapeva, si è arrabbiato effettivamente, si è arrabbiato. E poi Lucia, Margherita e basta, giusto? Perché mi sembra davvero. Vieni qua. Dovete sapere che io purtroppo ho un problema, perché ho promesso a una certa persona che se va bene stasera, domani devo comprargli un poppit gigante. Non sapete cos'è il poppit? È il poppit è qualcosa eccezionale. Un saluto anche da parte di Andrea Ferdinando Spina. Un applauso a tutta questa piccola rappresentanza hip hop della New Ballet. Ci vediamo più tardi, a dopo, grazie a voi. In questo caso abbiamo l'uscita di altre otto fanciulle che saranno in questo caso protagoniste di un altro importante quadro moda firmato Via Roma Fashion, un riferimento importante che ha sede a Pulsano, che da sempre di famiglia viene a esplicare la moda in tutte le sue sfaccettature. Un decennio per, in questo senso, dimostrare quella qualità e non solo la quantità. Un grande riferimento che veste il quotidiano, veste la giornata in ufficio, ma veste anche una serata romantica. Tutto questo è naturalmente firmato dalla sua titolare, Anna Maria Nunzella, che questa sera ci presenta un quadro moda dove il colore è protagonista. E allora, con le acconciature, perdonatemi, di Anchimie Parrucchieri, di Rosy Scarcilla e il tutto il suo staff, con le Niles, le unghie di Lady Miss 2020 firmate dal Centro Estetico 22 e il make-up firmato per naturalmente la nostra Lady Miss, come anche prima per la nostra Caterina, dalla nostra make-up artist evento Francesca Simonetti, con uno stile Hermitage soft, donna nei due mari, veste. Via Roma Fashion! Però non me l'aspettavo, sì. Finissi sul quel divano, bevi quelli come metti, sì. Dicono così è diverso, sì. Non si nascondono niente, sì. Solo sotto le coperte, sì. E mi hai detto che non cerchi niente, ma mi hai chiamato appena sei uscita dal club. Ti ho mandato la location su WhatsApp e dopo mezz'ora sei arrivata qua. E ti sei tolto le scarpe per non fare rumore, ed hai messo su una sedia tutte le tue cose. Te ne sei andata portando via tutto come un ciclone. Sente solo le notte, da sole. E per cercarti la notte, che a volte sto fuori. È stata solo le notte da sole. Era un po' vedere amore dove non c'è, ma mi fare di nuovo non so perché, non so perché. È iniziata per sbaglio, cioè, come tutto ciò che faccio, cioè, un po' come quel messaggio, cioè, che però non mi rimangio. Baby non so cosa c'è che cioè, mi tiene con la tua tesi, di te non so quasi niente. Se non sotto le coperte, yeah. E siamo ancora qui da ieri. Svegliamo la città, baby. C'è una vittoria, vieni. Se ti chiedo un modo, baby. Le tue colpe sul muro come un cinese. Non spiego più attaccati gemelli siamesi. Ha detto che non lo facevi così da mesi. Ma adesso è solo la notte del sole. E per cercarti la notte, che a volte sto fuori.
penso solo a te, a te, solo. E per cercarti la notte, che a volte sto fuori. È stata solo la notte da solo. E non puoi chiedere amore dove il luce, non mi ricordo di nuovo, non so perché. È stata solo la notte da solo. E per cercarti la notte, che a volte sto fuori. È stata solo la notte da solo. E non puoi chiedere amore dove il luce. I was listening to love songs, no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to turn you out, but you could never be ignored. You could never be ignored. And then I wanted to be myself, although it's not a seven show. Looking for your shadow in the light beneath the door. And I want you all so bad. Oh, I never wanted more. Oh, I never wanted more. Atmosfera ricercata, molto glamour, molto soffusa, ma di grande tendenza, la tendenza firmata Via Roma Fashion. Un applauso! Come vedete, tante atmosfere musicali questa sera, ma non potevamo che avere un riferimento d'eccellenza che Patrizia Tirelli ci porta sul palco, la nostra Anna Maria Lozzella, la titolare di Via Roma Fashion. Passerella con Francesca Spaziani. Grazie Patrizia. Prego, prego. Una grandissima che nel suo territorio da oltre un decennio rappresenta lo stile, la creatività e l'eccellenza degli outfit davvero che avete visto anche questa sera, perché veramente complimenti. Allora, Anna Maria, so che sei emozionata, non ti chiederò molto assolutamente, ed è una serata per te particolare, però io voglio che il vostro applauso vada a quello che lei ha creato, ha dato un anticipo, anzi una chiusura dell'estate con un riecheggio di autunnale per queste altre 8 fanciulle che arrivano nelle 24. Un applauso se lo merita Anna Maria Lozzella e Via Roma Fashion. Per lei un omaggio da parte della nostra organizzazione. E allora, io voglio soltanto che tu ricordi le coordinate di indirizzo, naturalmente, di questo store che si trova a Pulsano. Via Roma Fashion a Pulsano e Via Roma 20. Via Roma 20 nel cuore di Pulsano, a pochi passi da qui. E per tutti coloro che andranno a trovarla nello store ci sarà certamente un trattamento privilegiato. Firmato Via Roma Fashion. Grazie alla Maria Lozzella, grazie alla nostra Francesca Spaziani, però vieni anche qui, come ho fatto con Caterina. Voglio un applauso anche per la nostra Desiree Conenna, la nostra bellissima model del Fast Group. Grazie Desiree, bellissima come sempre. E lei non ha bisogno di presentazioni, grazie Francesca. E grazie a tutte le altre 8, siamo arrivati a 16, finalistissime di Lady Miss. Grazie. Ci rivediamo dopo pochissimo. Francesco, ti ricordo e ricordo al pubblico che stiamo selezionando le 14 super finaliste. Assolutamente, perché adesso passiamo subito all'ultimo quadro moda di questa seconda manche e poi il giudizio lo avranno dietro le quinte e diventeranno 14. Erano 34 e diventano 14. Allora, andiamo spediti perché questo ritmo ci stanno dando dei feedback che piace. Piace anche perché dobbiamo riservare le sorprese alla fine e lì dobbiamo essere molto molto precisi. E allora siamo qui con Lucia Atelier. Lucia Atelier che ci presenta in questo caso un'anticipazione della sua collezione
Abiti Cocktail per le occasioni particolari, ricordando che Lucia Tenier ha sede a Taranto in via Lazio numero 68, e Lucia Tenier ci dà la possibilità di anche di omaggiare un grande artista che questo certe volte che mi crea un po' di emozione, che è stato, pensate, l'unico artista che ha chiesto scusa al pubblico mentre stava morendo. Parliamo di un artista che conoscete tutti e che volevamo omaggiare con questo piccolo refrain, perché è stato un grande, e certe volte la memoria per noi esseri umani è un baluardo solo per alcuni. E allora, con le conciature di Alchimie Parrucchieri di Rosy Scarciglia, con le unghie di Lady Miss firmate dal Centro Estetico 22 delle grandissime sorelle Marzio, e con le coreografie artistiche moda firmate da Flora Brunelli, non ho chiesto di presentarvi le ultime 8 delle 24 che accedono a questa seconda manche. Per voi Lucia Atelier, per voi un grande omaggio a un grandissimo. Per voi Donna dei Tumori! Laverò delle giasse, laverà nel tempo che verrà, e scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui con me, questa notte però, e piove su noi, e non ci incontriamo noi. Thank you.
pezza del mare ormai. Dove sei? Lontana, sempre quasi raggiungibile. Capirmi più vorrei. Il mondo. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dimmelo mai. Ho paura che mi soffri del corpo. Chiunque sia non è, chi commentarsi mai tra di noi. Ma chi sia per te, un sogno di troppo. Ridere per voi, ma se tu vorrai, vorrai dimenticarlo. È solo un addio, credimi o no, ci penso mai. Tu lo sapevi, ma da quando bella d'estate tra me, figlia da te, non te ne incanto, è bello vedere le luci laggiù. Oh, io sono stanco. Non voglio parlare, bella d'estate va, forse perché ti rendevo felice così, proprio così. E voglio che questo quadro assolutamente divino abbia il vostro applauso. Lucia Telè con la collaborazione per la componente maschile di Magia Abbigliamento Uomo di Statte è stata davvero divina. E cosa vogliamo fare? Vogliamo salutarla? Sì. Lucia Obedenova! Lucia Obedenova! Qui sul palco, passerella con la nostra Francesca Spaziani. Niente, un bellissimo percorso per noi e anche per le ragazze, e ringrazio anche a te e anche la bravura delle ragazze, sono state tutte veramente brave, e auguro a tutti un buon inizio di qualcosa di realizzabile. Una stagione 2021-22 che ci auguriamo sia migliore delle precedenti. Un applauso per Lucia Bedenova. Ricordiamo via Lazio 68, gli abiti cocktail questa sera che avete visto vestono tutte le occasioni, ma soprattutto vestono anche e soprattutto l'eleganza di sentirsi sempre divine, come divina è Lucia Telè. Grazie, con un omaggio dalla nostra organizzazione. Consegnare questo cadeau, salutare queste bellissime ragazze, ricordando sempre che stiamo selezionando le 14 super finaliste. Tra di loro ci saranno qualcuna delle 14, sicuramente sì, lo spero per loro, ma non è importante questo, l'importante nelle Miss non è partecipare, ma distinguersi. Grazie alle nostre bellissime, bellissime davvero, ci rivediamo più tardi, grazie. Le accompagna questo applauso del pubblico, ecco, adesso sentiamo. Diamo così di mango, questo brano del 2002, non me lo ricordo ancora. Ormai ci stiamo facendo vecchi, eh? Non tu, io. No, guarda. Io purtroppo invecchio meno degli altri dal punto di vista del cervello, però purtroppo il fisico è purtroppo quello. Non ci è puoi fare niente. Naturale. Non ci puoi fare niente. E allora, continuiamo con un altro momento del premio Donne dei Due Mari, perché questa sera i premi non sono molti, ma sono molto importanti. E allora, il premio Eccellenza Donna sezione imprenditoria.
vogliamo accoglierlo naturalmente con il jingle video dedicato. Spostiamoci da questa parte, per uno di qui, uno di qui. Jingle video per il premio Eccellenza Donna, sezione imprenditoria 2021, che viene a essere riconosciuto alla dottoressa Luisa Sacchetti. E allora, inizia a lavorare nel settore odontoiatrico giovanissima. Nel 1998 apre Leporano la prima sede dello studio dentistico in via Margherita, e in seguito nel 2008 inaugura l'attuale sede dello Style Dental in via Principe di Piemonte, dove coopera con un team di odontoiatri in qualità di amministratrice e titolare. Consegue il titolo di igienista dentale mediante un corso di formazione conseguito a Madrid, in Spagna. Allora, accogliamo il premio Eccellenza Donna, sezione imprenditoria, e accogliamo la dottoressa Luisa Sacchetti. Eccola qui, giovanissima, bravissima e anche molto bella, devo dire, complimenti. Allora, dottoressa Sacchetti, leporanese doc, Luisa, mi perdoni, dottoressa Luisa, leporanese doc ha anche un riferimento che è a distanza di pochi metri dal Castellon Shepard. Siamo alle spalle, quindi se avete bisogno di un trattamento odontoiatrico sappiamo a chi rivolgersi. Come è rimasta quando ha saputo di questa notizia, o meglio di questa comunicazione e attestazione di premio? Sicuramente è stata un'emozione unica, quindi sono emozionata e comunque ringrazio tantissimo di aver avuto questa opportunità di essere qui su questo palco stasera. Cosa significa fare imprenditoria in un settore come quello naturalmente da lei trattato, e soprattutto considerare il ritorno alla normalità, quella che ci auguriamo nel 2021-2022? Sì, sicuramente per la questione Covid il problema è stata un pochino dura, insomma abbiamo dovuto purtroppo attenerci, ci atteniamo già solitamente tutte le regole che uno studio dentistico deve comunque fare, però logicamente il Covid ci ha portato ad un ulteriore restringimenti, attenzioni e controlli vari. E nonostante tutto però abbiamo cercato quindi di lavorare bene, di offrire il massimo del servizio e della garanzia sotto questo punto di vista, e quindi insomma ce ne siamo usciti. Speriamo che riuscire completamente. Allora facciamo entrare il premio Donna delle Due Mani, sezione imprenditoria, con una donna che ci ha raggiunto. Deve sapere, dottoressa, che lei è anche lei una donna delle due mani di altre edizioni. Il già assessore del Comune di Leporano nelle funzioni dell'assessorato alla cultura e del turismo, la dottoressa Yolanda Lotta. Accogliamola, eccola qui, ci ha raggiunto questa sera perché era impegnata anche in altre situazioni. Allora, un passo avanti, facciamo la consegna che viene immortalata dalla nostra fotografia ufficiale. La dottoressa Yolanda Lotta consegna il premio Donna delle Due Mani, sezione imprenditoria, alla dottoressa Luisa Sacchetti. Un applauso. Con questa motivazione. Leggiamo la motivazione. Per aver saputo rappresentare un riferimento serio, professionale, sempre all'avanguardia nel settore e sempre al servizio della sua comunità territoriale di appartenenza. Un applauso ancora alla dottoressa Sacchetti. Complimenti. Naturalmente la parola alla dottoressa Lotta. Allora, buonasera a tutti, io volevo veramente ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Ci dispiace per questa situazione del Green Pass, però abbiamo avuto coraggio a portare avanti questo cartellone estivo. Fino all'ultimo giorno ci hanno ostacolati, allora questo ci tengo a dirlo, perché la forza delle donne porta avanti tutto ciò che vuol portare avanti. Abbiamo voluto valorizzare di nuovo questo castello che erano da anni che era rimasto chiuso. Purtroppo ci sono gli invidiosi, ci sono coloro che non amano il territorio. Noi amiamo il territorio. E la cosa fondamentale è che volevo fare anche un ringraziamento ai ragazzi, alle ragazze che hanno ha avuto il premio per quanto riguarda lo sport, la Pulito, la Rachel che sta di là, Ungaro, e poi c'è anche la Novellino che sarà premiata adesso. Sono talenti del territorio, talenti che ci teniamo veramente, che portano la bandiera di Leporano, di Bolzano, della provincia ionica veramente alta, e noi ne siamo orgogliosi. Quindi ci rivediamo tra pochissimo con le nostre premiazioni e altre premiazioni. Grazie ancora al premio sezione imprenditoria Donna delle Due Mani di quest'anno, dottoressa Luisa Sacchetti.
donna dei due mari. Pensa, cara Patrizia, sì, che quando inventammo il premio Donna dei due mari nel lontano 2008, così come quando inventammo Mi sposo al centro commerciale Mongolfiera, nessuno ci credeva. Qui a Leporano c'era un'altra agenzia moda che spopolava, era la più forte. Io dissi, ci metteremo 2 anni e saremo i leader assoluti nella moda. E così è stato. Diciamo abbastanza, abbastanza. Ma perché l'impegno e il sacrificio dà i risultati. Allora, continuiamo. Mi segue il service con il momento musicale, ho posto una volta la scaletta e dopodiché Lady Miss, prima delle premiazioni, saluterà in un modo particolare il suo anno 2020. E allora, accogliamo qui dalla nostra Music Academy Francisco Tarrega un duetto assolutamente da non perdere, perché Sarà la neve, che avete visto prima, si affianca a una bomba atomica, il grandissimo Davide Morea, o sbaglio? Sì, si esibisce adesso il duo Davide Morea e Sarà la neve, un duo caratterizzato da forza, impeto e tantissimo talento. Questo è il talento firmato, naturalmente, la Francisco Tarrega Music Academy. Stay.
grazie. Allora, vieni qua, vieni qua, venite qui, il nostro Giovanni e il nostro Giuseppe vi devono omaggiare, il nostro Davide Moria qui accanto a me e la nostra Sara Neve. Allora, voglio un saluto da parte di questo duo molto molto particolare e molto ricercato. E volevamo ringraziarvi per questa serata sia a nome nostro che a nome di tutta l'Accademia, di Andrea Manco e fratelli Manco. Grazie. Emozionato. Sara, cosa aggiungere? Prima ti abbiamo visto in un video. Lo so che sei emozionata, però qualcosa la vogliamo sentire. Vai! Era forse da 2 anni che non cantavo il mio inedito, quindi è stata una grande emozione che non cantavo il mio inedito davanti a un pubblico, quindi grazie anche per questa opportunità. Mi sembra giusto. 2 anni sono passati purtroppo velocemente. Per voi un omaggio da parte dell'organizzazione che spero in questo caso riecheggerà come ricordo indelebile di questa serata. Grazie ancora a Sara La Neve e a Davide Morea della Francisco Tarrega, con naturalmente le acconciature di Alchimie Parrucchieri e con un supporto anche maschile. Per voi il saluto della nostra Lady Miss 2020, Francesca Spaziani. Legends never die, they become a part of you. Every time you play, far reaching rain is relentless, you survive. Dei nostri Luciano e Giovanni. Desiree si va subito a cambiare perché deve prepararsi per un altro momento. Vieni qui. Allora, potremmo dire tante cose questa sera per omaggiarla. È stata bravissima, fantastica, ha vissuto un anno difficile perché è stato un anno in cui
non era abituata, ha fatto tantissimo anche negli anni precedenti come model, ma come Lady Miss purtroppo ha trovato un anno un po' particolare, ma la sua forza, il suo spirito di una ragazza che ha raggiunto un traguardo realizzando il massimo del punteggio nel diploma naturalmente di maturità, e che adesso cerca il suo cammino universitario, non finisce qui. Il tuo saluto al pubblico. Buonasera a tutti e grazie. Io vorrei fare dei ringraziamenti in particolare. Vorrei ringraziare il FAS Group, in particolar modo Francesco Andrea Spina e Floriana Brunelli, che sono stati i due pilastri in questo percorso. Io sono entrata in questa agenzia quando avevo solo 13 anni ed ero una ragazza insicura, non credevo nelle mie capacità, però questa esperienza, questa avventura mi ha dato modo di credere in me stessa e di raggiungere e diventare quello che sono oggi. Voglio ringraziare tutto lo staff, tutto il gruppo, perché si è creato davvero un bel gruppo, per tutto il calore e tutto l'affetto che mi hanno dato. Ovviamente, come in ogni gruppo, come in ogni esperienza, non sono mai mancate le esperienze negative, ma sono state esperienze che mi hanno fatto crescere, perché questa, oltre a un'agenzia, per me è stata una palestra di vita che è riuscita ad affacciarmi al mondo. E voglio ringraziare anche tutte quelle persone che non hanno creduto in me, che mi hanno sempre sottovalutata, perché alla fine sono sempre stati spettatrici delle mie vittorie. E ci auguriamo che quest'estate ci sia un'altra vittoria, l'attendiamo, la ricerchiamo, quella la comunicheremo prima della fine del suo percorso. Percorso che termina qui come Lady Miss, ma se Francesca Spaziani vorrà l'anno prossimo, naturalmente combaciando le date universitarie e quant'altro, rimarrà sempre una model del FAS Group, perché come diciamo sempre, e vale per tutte le Lady Miss dal 2008 a oggi, anche se certe volte il cammino che si diventa più grandi, le si divide, una Lady Miss è per sempre. E questo rimane anche a te. Grazie a tutti, grazie a Francesca Spaziani, Lady Miss 2020. Com'era? E allora continuiamo. Vieni qui Patrizia, vieni qui. È stato un momento, permettimelo, molto emozionante con la nostra soundtrack ufficiale, che è Legends Never Die. Le leggende non muoiono mai, ed è una, diciamo, la metafora anche della nostra vita. Detto questo, passiamo a presentare le 14. Siamo alle 14, le 14 che da 34 hanno staccato il pass per arrivare qui direttamente davanti a voi. Parliamo di Pulpito Abbigliamento Donna, la cerimonia di Pulpito Abbigliamento Donna, che vestirà le 14 fanciulle che, tra virgolette, saranno protagoniste di questo grande momento. 14 ragazze, e poi a seguire un premio Donne dei Due Mari, dove vogliamo il già sindaco, dottor Vincenzo Damiano, qui sul palco insieme alla dottoressa Yolanda Lotta, per l'ultimo premio ad una leporanese doc. Quindi, importantissimo, poi vi preghiamo il dottor Damiano, la dottoressa Lotta, di raggiungerci dietro le quinte subito dopo questo momento moda. E allora, 14 fanciulle che sono arrivate qui, e tra di loro ci sono le 10 super finaliste, tra cui naturalmente la Lady Miss 2021, con le acconciature di Alchimie Parrucchieri, con naturalmente in questo caso la fotografia di Irvid, che viene a essere protagonista, e con un'uscita sul palco commentata, ahimè tu mi devi lasciare, perché io mi pongo da questa parte, e voglio presentarvi su delle, in questo caso, soundtrack musicali della storia d'amore della musica, le nostre 14 meravigliose finaliste. Ritornerai, diceva Bruno Lauzi, e tornerai. La speranza di un amore viene a premiare quattro fanciulle che si presentano a voi. Quando tu sarai con me, ritroverai. Vestite da Gabriella Pulpito Abbigliamento Donna, si presentano in una passerella doc.
la nostra Gaia Pastore. Vedere intorno a te e scoprirai un abito meraviglioso sulla bellissima fanciulla. Questa sera protagonista a Donna De Mari. Lei ha staccato il pass delle 14, intercede e arriva in passerella un'altra fanciulla, Aurora Tomai Kritika. Ma la nostra Aurora lascia la passerella e lascia il testimone a un'altra finalista delle 14, la nostra Elenia Milone. Tinte pastello per Elena Milone, tinte pastello anche per un'altra finalista, la nostra Fabiana Durante. Facciamo sentire l'applauso del pubblico di Donna dei Due Mari. Patrizia, ne abbiamo presentate quattro, vogliamo presentarne altre quattro? Sicuramente. Bellissime, bellissimi abiti, complimenti Camilla Pulpito. Allora, altre quattro fanciulle, altre quattro finaliste delle 14. Tinte diverse, ma anche soundtrack ufficiali diverse. E allora, presentiamo la prima, una biondissima, la nostra Fabiana di Gioia. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente e poi, da come vedi. La nostra Fabiana di Gioia, con un abito assolutamente particolare, un abito firmato Gabriella Pulpito abbigliamento donna, che lo ricordiamo a sede a Taranto in via Orsini 93 B. E a cena in passerella col suo stile e il suo impeto un'altra fanciulla giovanissima, la nostra Rebecca Galasso. Dietro gli steccati e gli armoni suoni e la fotografia di Alvin viene a mortolare la passerella della nostra Rebecca Galasso, che cede il testimone a una fanciulla in black, luminoso black, Mariele Frisella. Invece per un'altra finalista, Rebecca Catalanotti. Un applauso da parte del pubblico di Donna di Due Mari, perché l'amore è il protagonista questa sera con la storia della musica. I see you, I feel you. E Rebecca Catalanotti ha chiuso il quadro delle altre quattro fanciulle. Siamo a 8
ne mancano per 14, ne mancano, se la matematica non è un'opinione, altre, naturalmente, sì ragazzi. E facciamole vedere 4, ne facciamo vedere 4, altre 4 fanciulle in questo bellissimo palco di Leporano, dorate anche con un riferimento black e non solo. Accogliamo in passerella la nostra biondissima Alessia Grassi. Biondissima con questo abito che riecheggia i colori del mare, il mare impetuoso, protagonista di Titanic. La nostra Alessia Grassi cede il testimone su un bellissimo brano italiano ad un'altra bionda, la nostra Michaela Pria. Con la musica acqua e sale, grande Adriano Celentano. Una bellissima selezione musicale scelta dalla nostra Rosetta Rolla questa sera. E anche Michela Bria riceve l'applauso del pubblico di Donna dei Due Mari. Questo è un colore blu, bellissimo. Bellissimo questo abito, blu noir per le occasioni più importanti. E dopo Michela arriva in passerella un'altra fanciulla dalle tinte rosseggianti, la nostra Greta Coccoli. Scintillanti come tutti gli abiti delle grandi occasioni firmate. Gabriella Pulpito, abbigliamento donna, un applauso per quest'altra finalista di Lady Miss 2021. E arriva in passerella un'altra fanciulla, Manuela Giuncato. Assolutamente total gold per questa passerella con un brano di un grandissimo complesso negli anni 2000, inizio del 2000, parliamo dei Queen per Manuela Giuncato e per Riccardo Marco. Gabriella Pulpito, abbinamento donna, un applauso. Veramente per gestire le grandi, grandissime occasioni. E queste grandi occasioni sono le ultime due ragazze contendenti che naturalmente accedono alla finalissima delle 14 in questo passo. Due rosse, rosso, red, passione, che in questo caso inizia con la pelle ebano della nostra Noemi Filomena. Stupore della notte spalancata sul mar, ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. E per questa uscita, questo fil rouge, che fil rouge su una, devi sapere Patrizia, delle canzoni più importanti della storia del Fast Group 2015, uno dei brani più belli della storia della musica ripreso da Neck. E facciamo un applauso alla nostra Noemi Filomena. Telefonando io potrei dirti addio. Iniziamo con un'altra la fanciulla con un abito meraviglioso firmato Gabriella Pulpito, abbinamento donna, Arianna La Liscia. Arianna, vogliamo vedere tutte sul palco. Un applauso per questa ultima concorrente delle 14 che accede e strappa il pass
per contendersi un posto tra le prime 10. Bellissimo questo abito, vero Patrizia? Moltissimo! E allora? Vediamo questo quadro con tutte questi... Tutte insieme qui sul palco, le 14 contendenti al titolo, firmate naturalmente dal grande marchio Gabriella. Pulpito, abbigliamento, donna! Bellissime! Tutti in arco completo! Questo, bellissimo! Quadro moda, un applauso! E allora, mi sembra doveroso però, Patrizia, avere qui colei che le ha vestite, le ha curate, le ha davvero... L'accompagno io, la vado a prendere, un attimino. Gabriella Pulpito, sul palco! Vogliamo fare una passerella con Gabriella Pulpito, che ci raggiunge, eccola! Eccola qui, è arrivata! Gabriella insieme a Patrizia, Patrizia accompagna la passerella. Eccola, Gabriella Pulpito! Benissimo! Una fotografia, quella che mi viene immortalare. Patrizia Tirendi e Gabriella Pulpito. Vieni, vieni qui, faccio le veci della Lady Miss, perché dovete sapere perché per regolamento la Lady Miss dell'anno precedente non può più uscire in passerella con gli abiti di cerimonia. Ma i suoi abiti della cerimonia lo meriterebbero. Complimenti a Gabriella Pulpito! E allora, per te c'è un doppio omaggio, l'omaggio della nostra organizzazione e naturalmente prima di tutto il saluto al nostro pubblico. Buonasera a tutti, grazie come sempre di esserci, e grazie soprattutto a una delle fanciulle che ha appena sfilato, che è ovviamente Francesca, perché sicuramente per la ragazza che sarà eletta stasera sarà un anno di gioia, un po' di tristezza per Francesca, a cui auguro un futuro radioso, con dei ricordi che ci accomunano, perché parte della sua adolescenza l'abbiamo trascorsa insieme. E quindi, perché poi quando ci sarà la premiazione della nuova Lady di Miss non si capirà più nulla, perché ci saranno baci, abbracci, pianti, coltellate, no, si vogliono tutti bene. No, assolutamente no. E quindi il pensiero a Francesca era doveroso da parte mia. Un'altra menzione va ad una ragazza che è qui sul palco, che ha indossato l'abito del suo 18esimo, che mi ha onorato di averlo indossato per me e preso da me, che è Gaia Pastore. E poi un augurio a tutte le finaliste, e spero veramente che possa essere per loro, indipendentemente da quello che sarà il risultato, un anno, quello che verrà, migliore degli ultimi che abbiamo trascorso, perché questi ragazzi che hanno studiato in DAD, si sono impegnati, hanno fatto tutto, è uno spaccato della nostra società che ha sofferto tanto quanto i nostri anziani che sono stati più colpiti. E con questo vi abbraccio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Noi la ringraziamo perché il suo pensiero assolutamente è un pensiero che direi quasi da omaggiare con qualcosa. Se la nostra Fernanda Brunelli mi aiuta, girati verso qui, perché il valore imprenditoriale che hai dimostrato per aver saputo tenere la barra dritta nei momenti di difficoltà, tutto quello che ha rappresentato questo anno e mezzo, di essere protagonista di un tour dove tanti padri di cerimonia hanno davvero messo la testa sotto la sabbia, tu non l'hai fatto e meriti un premio per la promozione e l'impresa naturalmente che tu hai dimostrato. Donna dei due mari 2021 per la promozione impresa va a Gabriella Pulpito. Un applauso. Con questa motivazione. Per aver saputo affermare anche in un momento difficilissimo a causa della crisi pandemica il vero spirito imprenditoriale di una donna che non si arrende mai. Un applauso, mi sembra doveroso. Non ti aspettavi questa sorpresa? Che dire?
non l'aspettavo, l'ho scoperta poco prima di salire sul palco, e quando comunque mi hanno intervistata, e questo è uno scherzo che non mi dovevi fare, perché comunque per quanto io possa sembrare così sciolta, in fondo batte un cuore anche dentro di me. Per cui sono contenta, comunque è una emozione, una soddisfazione grande. Dopo tanti anni di collaborazione comunque è un riconoscimento che insomma apprezzo tanto. E noi apprezziamo te per quello che ci dimostri ogni volta, per la passione, l'entusiasmo e l'emozione. Firmata Gabriella Pulpito, Abbigliamento Donna. Grazie ancora. Grazie. Ci vediamo più tardi per la fascia di Miss Eleganza. E allora, ora invitiamo a salire sul palco il dottor Vincenzo Damiano e la dottoressa Lotta per premiare l'ultimo premio Eccellenza Donna di questa serata, Valore Sportivo. Jingle video. Ragazzi, ci vediamo più tardi con voi. Devono lasciarci che devono andarsi a cambiare. Loro sono state prese direttamente dalle emozioni. E allora il premio Eccellenza Donna Valore Sportivo 2021 viene a essere riconosciuto per il valore sportivo ad una giovanissima di soli 24 anni, leporanese top, Deborah Novellino. Eccola qui, talento del calcio femminile, nativa di, scusatemi ho sbagliato, di Pulsano. Dal 2014 gioca in Serie A femminile e per la stagione 2021-2022 giocherà, pensate, nella Sampdoria Women, naturalmente Serie A. E allora non è presente perché già il ritiro, perché se dovete sapere che inizia il campionato, è già iniziato o inizia domenica, non mi ricordo, devo essere sincero, ma in sua rappresentanza il premio viene idealmente consegnato al già sindaco del comune di Leporano che ci ospita, il dottor Vincenzo Damiano, e della dottoressa Yolanda Lotta. Accogliamoli con un applauso. E anche ci sono, eccole qua, c'è anche, se non mi sbaglio, la dottoressa Rosanna Panariti, giusto? No, allora la signora Rosanna Panariti, che prende il premio, riceve il premio e lo consegnerà alla signorina Novellino. Allora, prima di questo consegniamo ufficialmente il premio con la motivazione, Patrizia. Per aver testimoniato con abnegazione, passione e sacrificio il valore dello sport come crescita umana e professionale. Un applauso alla motivazione. Il dottor Vincenzo Damiano consegna il premio alla, naturalmente a colei, la signorina, la signora Panariti, che lo consegnerà alla naturalmente premiata. Dottor Damiano, cosa aggiungere a una manifestazione che era molto attesa, che credo sia andata tutta quanta nel profilo della sicurezza, dell'eleganza, della distinzione, non è ancora terminata e riservano ancora delle sorprese. Sì, assolutamente sì. Intanto saluto tutti i presenti, i nostri concittadini leporanesi e tutti i cittadini della provincia che hanno voluto essere qui presenti questa sera nella nostra bellissima Leporano, in questa splendida cornice del Castello Muscello. Un evento molto bello quello di stasera, a me è piaciuto molto. Io e Iole abbiamo contribuito insieme a te ad organizzarlo e credo che sia stato veramente un successo. Da un appassionato, non poteva che essere un appassionato di calcio a premiare una bravissima calciatrice, Deborah Novellino, che gioca in Serie A con la Sampdoria, è una ragazza del nostro territorio che quindi onora dal punto di vista sportivo il nostro territorio. Io ricordo, ero un ragazzo, avevo 22 anni e vedevo giocare il papà di Deborah nel nostro stadio di Ocovona, Giuseppe Novellino, un bravissimo calciatore, io lo ricordo, veramente molto bravo. Diciamo che è una questione di famiglia, no? Perché lo zio Walter è il diciamo DNA. Che nel DNA. Il DNA è molto importante, lo zio Walter Novellino, come sapete, è stato un ottimo calciatore e tuttora è un bravissimo allenatore. Quindi tutto in famiglia, complimenti, per noi è stato veramente un piacere poter premiare Deborah e ci auguriamo di poterla vedere prossimamente qui a Leporano, a Pulsano, per poterla ringraziare personalmente per quello che ha fatto per il nostro territorio. E la mamma, Deborah? Deborah è onorata di ricevere questo premio e ringrazia tutti.
tutti. Grazie a tutti voi. Giustamente hai detto abbiamo osato, abbiamo rischiato, però è stato un rischio assolutamente calcolato che bisognava correre, perché come tutti sapete veniamo fuori, stiamo per venire fuori da un periodo veramente molto, molto difficile. E mi sembrava giusto, rispettando però diciamo, tutti i criteri di sicurezza, che noi abbiamo assolutamente rispettato in tutti gli eventi che abbiamo organizzato, ovvero io e tantissimi steward che hanno controllato che questi eventi si svolgessero in estrema sicurezza, e diciamo che il nostro coraggio è stato premiato e noi siamo contenti di aver visto quest'anno, nonostante tutto, nonostante le difficoltà legate a questa pandemia che diciamo ancora non ci lascia, anche se devo dire che l'Eporano fortunatamente negli ultimi mesi è stata praticamente covid free, ecco, è più di un mese che non abbiamo casi di positività nella nostra Leporano, quindi il nostro coraggio ci ha premiati e siamo contenti di vedere praticamente quasi ogni sera. Io credo che pochissimi comuni della nostra provincia abbiano avuto il coraggio di organizzare tanti eventi, quindi noi siamo contenti di aver dato gioia, felicità ai nostri concittadini. Abbiamo visto una Leporano animata, una Leporano che gode quest'estate, e quindi siamo io e Yolanda felici di averlo fatto. Grazie a tutti voi per essere stati qui stasera insieme a noi. Per ringraziare questo osare calcolato e graduato, dottor Damiano, per lei c'è una testimonianza di ringraziamento, porgiamola al dottor Damiano, ringraziandovi per la fiducia e la leale collaborazione. Dottoressa Lotta, prima di consegnare lo stesso, naturalmente, perdone, non voglio passare davanti, la stessa attestazione, due parole. Abbiamo voluto usare, come diceva Damiano, perché abbiamo voluto dare questo segno di ripartenza dopo tutto quello che abbiamo subito e dare alla nostra comunità un segno di speranza, e penso che ci siamo riusciti. Assolutamente sì. Sì. Un grande applauso per naturalmente la mamma di Deborah Novellino, donna dei due mari, valore sportivo 2021, per la dottoressa, grande donna, donna dei due mari, Yolanda Lotta, e per, devo dire, un uomo di parola che è il dottor Vincenzo Damiano. Grazie davvero a voi. Grazie davvero. Rimanete con noi perché c'è anche Miss Leporano da premiare. E allora, siamo agli ultimi momenti della serata perché siamo in perfetto orario, eh? Noi scandiamo anche tutti i tempi. E allora, abbiamo l'ultimo premiato, c'è un ultimo premiato che però dobbiamo accogliere in maniera diversa, e poi i premi sono finiti e poi leggeremo, o meglio, poi ci saranno le ultime 10 con le ultime 10 spose e poi le premiazioni a tutto gas. Allora, vieni qui Patrizia. Vogliamo accoglierlo con uno spazio che lo contraddistingue. Due ragazze che vestiranno un abito? No, vestiranno la luce. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è salita, per questo ramo sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, chi conviene toccarsi i coglioni, chi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti bottoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa. Ho scritto pagine e pagine, ho visto stare quell'arte, questi uomini in macchina, non scalare le lapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è più, ma sento il senso del tempo di salire al dopo mio, e non c'è vento di fermi, la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento, senti l'ebbrezza, con la lincera, la schiena, ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenta, provo a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e così fuori.
cosa che cosa parla, se forza mi riesco a calare, e mi manca l'aria parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, se forza mi riesco a calare, e mi manca l'aria parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Davide, noi, Davide, noi, premio eccellenza ionica per i 20 anni di carriera, un applauso! Ha voluto uscire con una caratterizzazione che naturalmente gli compete, leader nel mondo dell'intrattenimento, degli eventi spettacolo, caratterizzati da questa realtà artigiana, perché non si parla di componenti assolutamente commerciali industriali, ma si parla di riferimenti artigianali. Allora, Patrizia, io naturalmente ricordo che il nostro Ted Ndoi, Davide Ndoi italianizzato, è un ha 46 anni, è arrivato in Italia, pensate, in quel famoso sbarco del 1991, dove a Bari arrivarono tantissimi ragazzi e ragazze, allora oggi un po' più grande, che avevano un sogno e volevano liberarsi anche da una dittatura, da una tirannia. Lui ha realizzato il suo sogno d'amore nella nostra città, nella nostra provincia, ed è oggi uno dei migliori riferimenti, perché il LED show per tutte le cerimonie, per ogni ricorrenza, naturalmente da 18esimo e quant'altro, fino ai matrimoni, naturalmente viene a essere un riferimento imprescindibile per distinguersi. Leggiamo la motivazione. Premio con questa motivazione. Per essere un esempio vivente che, partito dal basso, possedendo soltanto talento, motivazione e tanta maestria, è riuscito a dimostrare che si possono raggiungere risultati professionali straordinari, divenendo un riferimento leader nel suo settore. E allora il premio eccellenza ionica, Giovanni, viene a essere consegnato a Davide Ndoi. Fotografia, passo avanti, immortalata da Irvid per questo premio eccellenza ionica. Un applauso lo merita davvero per l'entrata che ha fatto. Davide, cosa possiamo aggiungere? Perché tu hai vestito una di Miss e una model, dovevano essere due, ma abbiamo avuto un problema, anzi, vogliamo dopo ricordarla. Cosa aggiungere? Allora, io intanto volevo ringraziare tutta l'organizzazione per questo premio e mi fa onore. Mi impegnerò di più per fare più produzioni artigianali, perché uno dei miei abiti a volte ci metto anche un mese per farlo e due mesi. Quindi il lavoro è abbastanza impegnativo. Ci sono tutti i punti di saldatura che in alcuni abiti raggiungiamo anche 1000 micro saldature. E allora, con l'augurio che non siano 14, in questo caso 20 anni di carriera, ma ci vediamo tra altri 20, nel frattempo qualche volta vediamoci, assolutamente. Un applauso ancora per Davide Ndoi, premio 20 anni di carriera, premio eccellenza ionica, complimenti ancora. E un applauso va sempre anche a loro, Desiree Corella, meravigliosa e meravigliosa la nostra. Francesca Spaziani, grazie. Congeliamo e prolunghiamo questo applauso, voglio sentire questo, ecco, la presenza del pubblico. La presenza del pubblico è importantissima. Che ci è mancata. Assolutamente tantissimo. Chi? Perché Patrizia è in diretta, io mi accerto, ci sono, sì ci sono. Perché Patrizia, siamo arrivate alla, praticamente ai momenti finali della nostra serata. Ora scopriremo in passerella le prime 10 classificate per dopo... Pensate, i passaggi che sono iniziati, 110 erano a giugno, poi 70, poi via via, fino a oggi. 10 ragazze che sfideranno gli abiti da sposa di Lucia Atelier, che ricordo avere il suo atelier a Taranto in via Lazio 68, con un anticipo di collezione che passa dal vintage fino alla tendenza nuova sposa, con le conciature di Alchimia Parrucchieri. Vi presentiamo le 10 finaliste di Lady Miss 2021. A ricordarmi cosa cambia in ogni angolo di me, quando dimentichiamo.
nobody in the crew, but gli attimi che poi dimenticati, non fanno più paura. Voglio i tuoi occhi quando un'altra volta ci sei tu a ricordarmi cosa resta in ogni angolo di me quando non accettiamo che le parole sono niente se non le confidiamo. Tutto per scontato.
rivedo giorni spesi su treni infiniti, forse solo che mi manca parte di passato, darò culminante, tu cosa direi vedendomi arrivare, quando ti raggiungerò, ricordo ancora quella sera guarda sole, le cose della gravità la spiaggia sparire, vedi che sono qui che tremo. Per le 10 finaliste al titolo di Lady Miss 2021. Sono 10 fanciulle che su 110 sono qui questa sera a Leporano. Non può salire Lucia Petenova perché è già salita una volta, ma perché tra poco leggerà la mia sua Miss Wedding, ma un altro grande applauso per coloro che si contendono lo scettro che dà un sogno lungo l'anno intero. Grandissimo l'applauso del pubblico di Donna di Domani. Sono tre tutte bellissime, ma loro da una classifica di ben 4 appuntamenti, di ben 4 voti organizzativi di un casting meraviglioso svolto il 18 luglio sono risultate le più suffragate. Che la Lady Miss è l'unica a poter vestire il riferimento gold d'oro che è la guida per tutte le model e per un attimo, per quei 20 minuti lo avranno tutte quante loro, ma soltanto una farà quel passo in avanti che scopriremo essere in questo caso il passo della Lady Miss 2021. E allora grazie degli applausi perché davvero è un momento importante. La mia Martina, che mi segue sempre, io devo andare un po' in diretta direttamente, mi dice che c'è qualcosa di fantasia in questo momento, perché dovete sapere che ho annunciato tante novità. Una l'abbiamo detta, del discorso naturalmente di del self-service. Ci sarà sicuramente un problema al service lì, per favore, in questo caso veniamo a Sanato. Però se dovessi fare un paragone, questo è il periodo che stiamo vivendo, incertezza, dove non si sa cosa succederà domani, tra una settimana, tra un mese, ma noi lo sappiamo perché sappiamo una data, sappiamo una data. Perché il Fast Group di Taranto, perché la Orbital Company ha acquisito un nuovo figlio, perché in una data di ottobre, quindi tra pochissimo, di ottobre 2021, presenteremo un nuovo progetto, un progetto in cui
verremo anche a coinvolgere varie figure. La responsabile contenitrice sarà Caterina Cardizio, la testimone verrà eletta questa sera, perché sarà Fantasy, la Orbital Company, insieme al Fast Group di Taranto, insieme alla New Ballet, insieme ancora alla Elegance Scuola Portamento Model e alla Photographics, viene ad accogliere una nuova caratterizzazione per tentare, come ho detto prima, come è successo qui a Leporano, di diventare leader anche in un altro settore. State collegati, il 27 ottobre 2021 conoscerete Fantasy. Cos'è Fantasy? Era Torna le domani del 2009 qui a Leporano, era mi sposo alla mongolfiera, non era niente, e poi è diventato tutto nel proprio settore. Attendeteci il 27 ottobre 2021, non vi dico niente perché lo scoprirete da soli. Grazie. È battezzato dal bellissimo pubblico di Donna le Due Mari, Fantasy. Ci vogliamo avanti perché facciamo salire su questo palco, accompagnate dalla nostra Patrizia Di Rendi, la colei, o meglio, che insieme a un'altra giovanissima donna ha curato il make-up e soprattutto le acconciature di queste bellissime finaliste. Accogliamo con grande applauso Rosy Scarciglia e Francesca Simonetti, la nostra responsabile hair stylist di Donna le Due Mari e del make-up naturalmente di tutte le fanciulle. Stanno arrivando, ricordando che tra pochissimo verremo tutti sul palco. Nel frattempo invitiamo a salire sul palco e a proiettarsi nel backstage, se ci sono ancora presenti il presidente della Poloco di Montemesola, il dottor Renato Bruno, il già sindaco del comune di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano, la dottoressa Lotta, la dottoressa Letizia Lisi e ancora i partner di Fascia, Centro Estetico Vanity 2 e ancora tutti i riferimenti da Gabriella Pulpi d'abbigliamento donna alle fabbriche a Vanità del Mondo, la dottoressa Montorsi, tutti i partner, eccoli qui, che sanno che devono premiare in questo caso la loro fasciata. È importantissimo, anche la nostra sala Todaro la vogliamo qui sul palco. Allora, Rosy, è stata una serata perfetta perché siamo perfettamente in linea con gli orari, facciamo passi avanti, ma tu fai sempre delle imprese, questa sera dovevi dare un top in più, hai cambiato anche acconciatura tra un partner e l'altro, parliamo soprattutto del caso di La Fabrique. Cosa aggiungere per ringraziare questo pubblico che ha veramente apprezzato questo tuo lavoro? Grazie a tutti quanti per aver reso questa serata così emozionante, per l'importanza di poter condividere le emozioni di queste ragazze che vivono questa esperienza al massimo. E condivido con loro tutte le ore, tutta la preparazione sia delle ragazze sia dei partner. Cerco infatti di soddisfare un po' le richieste di tutti. È un'esperienza intensa per tanti punti di vista, che mi regala sempre qualcosa di più bello. Ogni volta che c'è questo appuntamento c'è sempre qualcosa che mi porto in più a casa. La bellezza di poter condividere le emozioni di queste ragazze e la loro forza, che nonostante tutte le avversità, nonostante le difficoltà, loro sono un esempio, perché riescono sempre a trovare la forza e il coraggio di andare avanti. Io infatti vorrei che voi faceste un applauso a tutte le ragazze, davvero, perché siano un esempio per noi. Ed è bello poter condividere la loro forza. Io ci metto il mio, mi faccio così un po' di modestia, va? Ragazze che questa sera hanno vinto tutte, perché questa è una festa e tutte quante loro sanno che vorremmo avere, e si sono arrivati fino a qui, lo meritano, vorremmo avere la loro partecipazione nell'anno 2021-2022, che è il percorso più bello che siamo per preparare, dove ci sono, come avete visto, tra Fantasy e tante altre novità, ci sono veramente tanta carne al fuoco che può rendere unico il sogno di una stagione, quella del 2021-2022. Io mi porgo da questa parte per, diamo naturalmente l'omaggio, Giuseppe, alla nostra Rosy Scarciglia. Grazie. Francesca Simonetti, prima volta qui a Leporano, prima volta con noi, cosa dire? È stata un'esperienza
pubblica, era la prima volta che mi interfacciavo con tante persone contemporaneamente, infatti da stamattina che stavo organizzando tutto il kit, però sono molto contenta e molto soddisfatta di tutti i risultati, anche le ragazze, anche la cara Patrizia, niente, sono molto contenta di essere qui stasera. Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze per stasera. Devo dire, Francesco, devo spezzare una lancia proprio a favore sia della hairstylist che della makeup artist, perché hanno lavorato veramente in condizioni, c'era caldo. Assolutamente. Devo dire, tantissime le ragazze, il loro staff. Il castello ci ha aiutato però. Il castello, questa bellissima location che ho ospitato, ha reso più facile i lavori, ricordando il caldo patito lo scorso anno, quindi devo dire grazie a tutto lo staff, a voi in particolar modo, per la vostra arte, professionalità e creatività. Anche per te, Francesca, è l'omaggio della nostra organizzazione. E allora, vi ringraziamo, ci rivediamo tra pochissimo, c'è anche la fascia di vista che è mia. Grazie Francesca, grazie Rosy. Per iniziare, vogliamo partire dalle menzioni speciali di questa serata, sì, e poi subito le fasce. Allora, vieni qui Patrizia, di fronte a me. Allora, vorrei premiare con la menzione speciale offerta da Erika Recchia di Audrey Lab delle fanciulle che non hanno raggiunto delle posizioni, in questo caso questa sera, di riferimento premio fascia, ma che davvero hanno dimostrato un valore ancora più grande, quello umano e del potenziale. Ricordo che questa sera, l'ho detto nel backstage, c'è particolarmente importante sottolineare una ragazza che lo scorso anno non arrivò assolutamente neanche in semifinale e questa sera è stata apprezzatissima, questa sera, naturalmente nel computo di voto è stata apprezzatissima dai partner, e questa è la dimostrazione di cosa significa Lady Miss. Questo è importante. Pensate che Martina Marra nel 2018 vinse dopo aver partecipato a 5 edizioni. Quindi questo vi fa comprendere quello che significa dimostrare sul campo. E allora, le chiamo una alla volta le menzioni speciali di questa serata. La numero 11, Sonia De Bartolomeo. La numero 32, Erika Suppressa. La numero 27, Morena Polito. La numero 2, Desiree Fucci. La numero 26, Noemi Pisarra. La numero 10, Melissa D'Amore. La numero 29, Elena San Martino. La numero 30, Giada Santoro. La numero 4, Teresa Rebecca Carlino. E la numero 21, Liuzia Alessia. Tutte sul palco, tutte sul palco, un applauso da questa parte, voi da questa parte, un applauso, perché sono state veramente dolcissime, bravissime, davvero. E non è una frase fatta, non è qualcosa che chiedetemi giusto per dare un'onorificenza, ma hanno dimostrato davvero un cuore. Allora Patrizia, una alla volta, venite qui, porgiamo la menzione speciale, in questo caso per la signorina Melissa D'Amore, un applauso. Foto, Arvid. Complimenti, si ripone. Perfetto. Menzione speciale per la signorina Giada Santoro. Giada Santoro, complimenti. Menzione speciale per Sonia De Bartolomeo. Un applauso, facciamole sentire. Non è un premio di consolazione, è l'inizio di un volo che speriamo spiccheranno con noi. Continuiamo con la numero 32, Erika Suppressa. Dov'è? Eccola qui. Una delle più brave della tappa di Crispiano. Complimenti, bravissima. Bravissima. Continuiamo con, lì c'era la prova artistica, la numero 27, Morena Polito. Foto Arvid Morena, mettiamoci lì in foto, in posa. Continuiamo, bellissima, bravissima. La numero 2, Desiree Bucci. Facciamo la foto, Alessandrini, Desiree Bucci. Continuiamo con un'altra fanciulla biondissima, bravissima. Lei è stata molto educata e molto, molto, molto forte anche in passerella. Noemi Pisarra, numero 26. Un applauso. Le abbiamo scoperte pian piano. Continuiamo ancora con la menzione speciale a un'altra fanciulla che mi è piaciuta particolarmente perché ha saputo in questo senso combattere anche in passerella, è la San Martino, numero 29. Un applauso.
bravissima anche lei. Fotografia ufficiale, Ivid. Continuiamo e stiamo terminando con la numero 4, Carlino, Teresa, Rebecca. Vieni qui tra le più piccoline, lei era piccolissima ma ha un grandissimo potenziale, bellissima, bellissima davvero. Complimenti a Teresa, Rebecca, Carlino. E concludiamo, dov'è lei? Dov'è? La numero 21, la numero 21, Alessia Liuzzi. Alessia Liuzzi, dov'è? Ecco, non la vedevo. Lei si muove sempre, è di una simpatia e di una bellezza sconvolgente, deve migliorare in qualche discorso tecnico, ma ce la può fare benissimo. Complimenti, complimenti. E allora terminiamo queste dimensioni con due menzioni particolari. Per due ragazze che per un soffio non sono arrivate al momento finale, ma le vorrei ancora con noi perché la menzione è abbinata alla proposta completamente gratuita di continuare ancora la formazione con Elegance e di essere nella nostra squadra ancora nel 2021-2022, perché il Fast Group non abbandona mai nessuno, soprattutto chi dimostra lealtà, famiglia e soprattutto tecnica. La menzione speciale con proposta va a la numero 5, Francesca Castronuovo, e la numero 7, Suami Cesare. Suami Cesare e Francesca Castronuovo. Voglio averle con noi, Suami Cesare e Francesca Castronuovo. Eccola qui, menzione speciale particolare con proposta alla nostra Francesca, che è anche un Orbital Grey, e alla nostra bellissima Suami Cesare. Per un soffio non ce l'avete fatta ad arrivare nella fase finale, ma loro sanno che una piccola caduta non vuol dire una sconfitta, ma vuol dire l'inizio di una rivincita. Un applauso per Suami Cesare e Francesca Castronuovo. Grazie ancora. La numero 1, Micaela Bria. Passiamoci un po' dietro. Micaela Bria. La numero 6, Rebecca Catalanotti. Qui, a fianco a Sara Montorsi. Facciamo i giurati un passo indietro, gentilmente. I giurati un passo indietro, poi ci sistemeremo. I giurati un passo indietro. Andiamo, grazie. Sara Montorsi, un passo indietro, grazie. Continuiamo, la numero 13, Fabiana Di Gioia. Fabiana Di Gioia. La numero 15, Noemi Filomena. La numero 17, Rebecca Galasso. La numero 18, Giungato Emanuela. La numero 19, Alessia Grassi. La numero 20, Elena Liscia. La numero 22, Elena Milone. La numero 24, Gaia Pastore. Allarghiamoci, gentilmente. Allarghiamoci. Allarghiamoci, allarghiamoci. Fotografia, Arvid. Sono loro le contendenti al titolo. Una di loro indosserà per un anno l'Orbital Gold. E allora, un passo indietro, le 10, un passo indietro, grazie. Perfetto. Anzi, facciamone due, attenzione. Due passi indietro, vai, dietro. Allora, abbiamo, ora, il regolamento che si esplica in questo modo. Passiamo alla musica, grazie, sarò velocissimo. Photographics vince un set fotografico stagionale, ogni stagione, per lei personalizzato, offerto dalla Photographics per un anno intero. La numero? Vieni qua. 16, Maniele Frisella. Maniele Frisella, vieni qui. Maniele Frisella, naturalmente non fa parte delle 10, perché le fasce sono 20, ma Maniele Frisella, vieni qui, è una delle fasciate. Facciamo un applauso, mettiamo la fascia, Sara Todaro, vai, Maniele Frisella. Eccola qui, è la prima delle fasciate. Complimenti, Maniele. Allora, mettiamoci qui, Maniele, qui, accanto a Sara, ognuno accanto alla sua fasciata. Miss Talento New Ballet,
per aver espresso un talento e potenziale molto forte. L'anno scorso la ragazza Miss Talent New Ballet è qui tra le prime 10, eh? Quindi una fascia che porta bene. Va alla numero, vieni qui Floriana, la devi leggere tu, io la nomino e tu le leggi. La numero 28, Federica Presicci, Miss Talento New Ballet, Federica Presicci. Federica Presicci, dov'è? Eccola, eccola. Premia Floriana Bonelli, Miss Talento New Ballet. Complimenti. Poi ci facciamo le foto, eh? Alvin, dopo. Finiamo le tempi e poi facciamoci tutte le foto, senza musica e senza niente. Ma abbiamo finito. La terza fascia, Miss Oro Verde, va a un'altra giovane fanciulla. Premia, dov'è Miss Oro Verde? Miss Oro Verde, vieni qui Giovanni, con naturalmente un mazzo floreale. Va alla numero 8, Roberta Cerchi, Miss Oro Verde. Premia Giovanni Caforio, Miss Oro Verde, Roberta Cerchi. Fascia e mazzo floreale, vai. Mazzo floreale, non è presente il signor Maruccia, ma non fa niente. La fascia va lo stesso e va molto bene. Ah, Roberta Cerchi, complimenti, rimani con noi che devi fare le foto. Vai da quella parte, accanto al nostro Giovanni. Continuiamo con la Miss Alpa Futuro, la fascia dedicata alla ragazza giovanissima che ha espresso il più grande potenziale tecnico, in nuce, cioè in potenziale. Va alla numero 34, Greta Foccoli, Miss Alpa Futuro, offerta da Aldo Stagno, Legatoria Alpa, premia Lady Miss 2020, Francesca Spaziani, Miss Alpa Futuro, la nostra Greta Foccoli, vieni qui. Fascia a Greta Foccoli, pensate, di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, che ha creduto in Lady Miss e ha fatto bene. E allora vai da questa parte, anzi no, segui Francesca. Continuiamo con Miss Elegance, scuola postura e portamento model, in questo senso verrà a essere protagonista anche di un volantino collegato alla scuola. Lei ha dimostrato grande tecnica in una ragazza che ha sviluppato soltanto, pensate, un anno di portamento. E la numero 31, Elisa Solazzo, Miss Elegance, scuola postura e portamento model, Elisa Solazzo. Fascia per questa ragazza, anche lei di Francavilla Fontana, quindi Lady Miss premia due prendisine già, eh? Attenzione, da questa parte, ok. Il palco non ci basta. Continuiamo con Miss Le Maison de Fête, questo riferimento che si stupirà con la sorpresa finale. E la numero 25, Giada Pavese, sarà anche lei la rappresentante d'immagine di questo marchio per l'anno intero. Premia la figlia dei titolari delle Maison de Fête, Giada Pavese. Ti devi un po' passare, Giada. Vieni, metti la fascia. Premia Gianluca, il titolare insieme alla moglie di Le Maison de Fête, questo particolare riferimento leader per le, naturalmente, i riferimenti importanti degli eventi, e sarà anche protagonista quest'inverno, non possiamo dirvi con chi, però. Complimenti alle Maison de Fête, a fianco, voi rimanete qui per le foto, a fianco al signor Gianluca. Continuiamo ancora velocemente con Miss Maria Marsella, in questo caso grazioni Maria Marsella. La numero 3, Flavia Carallo, Miss Creazioni Vere Marsella, premia il nostro Giuseppe Filomena. Fascia, questa fascia è una fascia importante storicamente, perché l'hanno avuta nelle Miss, vieni accanto lì, perfetto, delle Miss che poi sono arrivate in finalissima di Lady Miss. Quindi ringraziamo Maria Marsella, naturalmente. Continuiamo con Miss Sal Service Pianeta Energia, diventando testimonial delle hostess di Pianeta Energia. Va alla numero 14, Fabiana Durante, Miss Salt Service, Pianeta Energia che è il nostro sponsor, Miss Salt Service, premia Floriana Bonelli, Fabiana Durante, ecco qua la fascia, complimenti, dovrai guidare le hostess di Salt Service, Pianeta Energia per un anno intero. Continuiamo con
ancora con Miss Fantasy, sarà la testimonial per un anno di questa nuova realtà, non possiamo dirvi altro, con la collaborazione di Caterina Cantizio, una delle nostre model Orbital Dark Green, e lei, facciamo dire con di Fantasy, che dal 27 ottobre vedrete in tante slide. La numero 13, Fabiana Di Gioia! Ed è la prima delle 10 ad avere la sua fascia. Fabiana Di Gioia, Miss Fantasy, complimenti! Miss Fantasy! Faremo tante tante cose con Fabiana Di Gioia. Continuando con la numero, o meglio con la Miss Vanity 2, un passo avanti per la Ania Marzio, che premia, lei era straconvinta sin dall'inizio e la voleva, e il suo nome è la numero 24, Gaia Pastore, un'altra delle 10 riceve la fascia Miss Vanity 2 con un omaggio naturalmente di trattamenti estetici firmato dalle sorelle Marzio e Miss Vanity 2. Ricordo Ania Marzio che faremo le foto al termine. Miss Alchimie Barocchieri, siamo quasi al termine, vieni qui Rosy Scarcilla. Miss Alchimie vince un anno di trattamenti naturalmente tricologici, è una delle fasce più richieste, anche lei l'ha scelta da subito. La numero 22, Ilenia Milone, la nuova Miss Alchimie, anche lei dalle prime 10, anche lei con una delle fasce più ambite, grazie Rosy. Continuiamo con Miss Le Fabric, La Fabric, Miss La Fabric. Partiamo con un altro nome, numero, la numero 17, Rebecca Galasso, Miss La Fabric, complimenti, anche te, con te ti aspetta un anno eccezionale con Sara Montorzi. Tra pochissimo le foto, siamo agli sgoccioli. Miss Cambio Vita, non c'è la titolare, c'è, eccola, Valentina con l'aiuto, anche lei l'ha scelta dall'inizio, e lei, la numero 9, Sorfea Corona, non è tra le prime 10, ma è tra le fasciate, eccola qui, Miss Cambio Vita, testimonial Cambio Vita 2021-2022, eccola qui, da questa parte insieme a Valentina, complimenti a Sorfea Corona, poi faremo tutte le foto, ne mancano solo 5, Miss Mandacaru, va anche lei con una ragazza super scelta, entra alle 10, parliamo della numero 6, Rebecca Cattelanotti, Miss Mandacaru, testimonia di tutte le raffigurazioni in questo senso estetico o fashion di Mandacaru 2021-2022. Complimenti a Rebecca Cattelanotti, accanto a Gabriella Valvaglioni, anzi in piatto a fianco alle altre. Continuiamo con Miss di Roma Fashion, qui Anna Maria Nuzzella, che premia la numero 18, Manuela Giungato, anche lei tra le prime 10, anche lei con la fascia, Miss di Roma Fashion, consegna anche un pensierino targato chiaramente di riferimento. Aggiustiamo la fascia, o più bassa, grazie. Continuiamo con Miss Eleganza Pulpito, vieni qui Gabriella, vieni qui, anche tu l'hai scelta sin dall'inizio, la numero 20, Arianna Laliscia, Miss, eccola qui, vai, fascia e omaggio per Arianna Laliscia, Miss Eleganza 2020, complimenti, davvero. Tra pochissimo le foto, Alessandro Lini, preparati. Continuiamo con Miss Wedding, anzi no, scusatemi, con Miss Wedding, Lucia Atelier. Vieni qui, Lucia Petrenova, dov'è? Eccola qui, Miss Wedding, che va a un'altra ragazza. Questa sera Francavilla Fontana ha fatto il tris, Filomena Noemi, numero 15, Miss Wedding. Omaggio e fascia per Noemi Filomena, tre ragazze di Francavilla Fontana sbancano un bel tris qui a Lady Miss, complimenti a Noemi Filomena, tra pochissimo le foto. E allora siamo alle ultime tre fasce, perché sono fasce molto importanti, perché ciascuna abilita a un concorso, che significa Lady Miss, è chiaro, sarà la testimonial della prossima edizione di Lady Miss, poi abbiamo altri due concorsi che sono Miss Festa d'Estate e Miss Prologo d'Italia. Abbiamo
Miss Festa d'Estate, che naturalmente già conosciamo per essere già stata sul palco di Miss Festa d'Estate, aver vinto in questo caso la numero 1, Micaela Bria, alla sua fascia in maniera definitiva. Micaela Bria sarà la testimonial di questo concorso durante l'anno, nonché immagine in tutte le raffigurazioni pubblicitarie di questo concorso, che sarà gestito dal Fasciup di Taranto anche nel 2022. Finiamo con la qui naturalmente, Renato Puno, vieni qua, per colei che diventa invece la testimonial della Prologo d'Italia, della Prologo di Montemesola e del grande concorso della prossima estate, in questo penso non solo, e anche in tutti i cammini, che è una delle Prologo più attive, più efficaci e più serie del territorio pugliese fino a sviluppare. Parliamo della Prologo di Montemesola che rientra nell'ambito della Prologo d'Italia. Allora Renato Puno, fa un passo avanti naturalmente lei, la nostra Alessia Grassi, un applauso Alessia Grassi, numero 19. E allora abbassiamo la musica, siamo pronti, è finita perché dobbiamo spostarci un attimo. Alessio, il mio via, se abbiamo terminato, quindi è l'ultimo momento, mettetevi qua, dovevo rispettare. Ah, guardate, no, ci mancherebbe, mettiamo, giusto, giusto. Dobbiamo rispettare una gerarchia perché dobbiamo fare gli onori di casa. Uno con il sindaco, già sindaco, e uno con la dottoressa Lotta. La dottoressa Lotta è un passo avanti perché premia la Miss Leporano e poi la Lady Miss il sindaco, il già sindaco. Dottoressa Lotta, allora, anche questa fascia abilita a un piccolo sogno, venga qui, perché chi eleggeremo sarà una ragazza che verrà a essere l'immagine del concorso che ritorna, perché l'autoressa Lotta quest'anno non ha potuto realizzarlo nell'ambito della rassegna estiva, ma si è ripromessa, e la sua parola è sempre un credito, non un debito, in questo senso un credito per chi ha l'onore di conoscerla, la prossima estate ci sarà, non in senso fisico, in senso istituzionale, ci sarà anche Miss Leporano, e l'immagine sarà lei. Chi sarà questa immagine? Il nome riecheggia all'inizio di qualcosa, perché è il nome di un Aurora, la nostra Aurora Tomai di Pinca, Aurora Tomai di Pinca, Miss Leporano, la numero 33, un applauso, Aurora Tomai di Pinca, fascia da parte dell'autoressa Lotta, Miss Leporano ritorna perché da molto tempo mancava, e sarai tu l'immagine del manifesto di tutte le mosse, o meglio delle immagini promozionali di questo grande concorso che ritornerà alla grande nel 2022. Grazie ad Aurora Tomai di Picca, accanto all'autoressa Lotta. Patrizia Tirendi, dov'è? Patrizia Tirendi, vieni qua, vieni qua. Stasera ti ho sacrificato molto. Un mio omaggio per te, perché sei stata fantastica. È stata, stare al mio fianco non è facile, ma col tempo contato ancora di più. Veramente una grandissima professionista. Vorrei venire in Sicilia per sentire il tuo territorio e poter condividere altri momenti insieme. Ma sicuramente, complimenti davvero. Mancheranno occasioni, grazie. Allora, abbiamo vissuto una serata meravigliosa, dove il cielo di Leporano è stato pieno di sorprese e ci ha onorato di un ritorno qui al Castello Muscettola, dove mancavamo da lontano 2012. È stata finalissima qui di Lady Miss insieme a Donna dei Due Mari. È stato un momento coinvolgente dove un logo, un brand, una storia, un'immagine non ha deluso, ma ha stupito ancora. Chi sarà la nuova Lady Miss? Sarà lei, Micaela Bria, numero 1, o la numero 6, Rebecca Catalanotti, o ancora Fabiana Di Gioia, la numero 13, o ancora la numero 15, Noemi Filomena, o sarà lei la numero 17, Rebecca Galasso, o la numero 18, Manuela Giugnato, o ancora la numero 19, Alessia Grassi, o sarà lei la numero 20, Arianna Laliscia, o potrebbe essere lei la numero 22, Ilenia Milone, o la numero 24, Gaia Pastore. Solo il cielo, solo il destino onorerà colei che vincerà un sogno lungo un anno intero, perché sarà la 14ª Lady Miss a solcare
il primo passo verso la gloria, verso la storia, verso un anno pieno di soddisfazioni, perché sarà lei questa sera a onorare un evento che ricorderemo per sempre. Sarà lei a essere la nuova testimonial dell'eleganza pugliese, perché la nuova Lady Miss 2021 è... La numero 20, Arianna Laliscia! La numero 20, Arianna Laliscia è Lady Miss 2021. Vieni qui al centro, l'episodio FET. Facciamo sentire il cielo di Leporano che mi splende. Lascia, vai, vai! La nuova Lady Miss 2021 è Arianna Laliscia! E il cielo di Leporano in corona questa nuova testimonia dell'eleganza pugliese. Rosy Sgarciglia, sistemiamo la corona. Rosy Sgarciglia, sistemiamo la corona. Fascia del sindaco di Leporano. E anche il cielo di Leporano riecheggia di stelle. Un applauso per Arianna Laliscia. Complimenti. Centro. Vediamo questo passaggio, tieni. La prima passerella del 2021 è accompagnata dal dottor Vincenzo Damiano, che ha creduto in questo progetto. Fotografia ufficiale e l'applauso di questo meraviglioso pubblico. Applauso per Lady Miss 2021, Arianna Laliscia. Che il cuore e l'emozione siano una cosa sola. E allora, signori miei, vieni accanto a me. Lo scettro e la corona sono passate a lei. Io vi ringrazio tutti. Ringrazio Desiree Colenna, Caterina Candizio, Giovanni Caforio. Un mazzo di fiori offerto da loro verde, naturalmente. Adesso faremo tutte le foto. Ringrazio tutte le ragazze meravigliose che sono state accanto a me. Ringrazio Patrizia Tirena, sarei piena di omaggi. Poi lo diamo direttamente all'inizio. Faremo la foto. Allora, ringrazio la dottoressa Irene Lotta, ringrazio il dottor Damiano e soprattutto ringrazio voi, perché l'estate è donna, donna delle due mani, ma il FAS è sempre il FAS. Grazie a tutti! Ringraziamo Francesco Spina, grazie! A voi tutti una buonanotte, gala il sipario sull'edizione Lady Miss 2021. Legends never die, they become a part of you. Every time you play, far-reaching greatness, relentless, you survive.